Sono fra i più giovani della nazionale Under 22, dove hanno esordito gli scorsi europei di Lignano Sabbiadoro, conquistando insieme alla squadra il pass per i mondiali Under 23 di Toronto che si svolgeranno a giugno 2017. Massimiliano Segreto, Mattia Scandolaro e Andrea Molaro. Massimiliano Segreto. Scandolaro Mattia. Andrea Molaro. 24 giugno 97. 7 giugno 2000. 19 febbraio 1999. Punti 1 sarebbe guardia. Playmaker, ovvero portatore di palla. Play. Paraplegico. Sono nato con una spina bifida che poi man mano nel tempo è peggiorata. Io sono spina bifida, è causato da un tumore avuto alla nascita. Dire passione è limitativo, secondo me è una ragione di vita. Voglio fare questo nella vita e diciamo sono innamorato, ecco. Per me il basket è uno sfogo, è, diciamo un gioco con cui io mi diverto molto e ovviamente punto nelle partite a vincere, però cerco comunque di avere un buon rapporto con coloro che sono in squadra con me e anche a farmi gli amici al di fuori del basket. È anche un modo per migliorare le mie difficoltà, nel senso parlare di più, comunicare meglio con altri, con altre persone. In ospedale, perché veniva una persona che si chiama Antonio Bazzi, che fa parte dell'Handicap Sport Varese, che fa avviamento allo sport in quell'ospedale, e lui mi ha fatto, già ero appassionato di basket prima, poi ne ho avuto la possibilità e quindi ho iniziato a giocare. In una manifestazione a giugno del 2009, vicino a casa mia, in cui facevano una dimostrativa due squadre, una è quella attuale dove gioco io e l'altra è il Vicenza. E l'allenatore, che si chiama Primo Fior, mi ha chiesto se volevo provare a giocare quel giorno e io da quel giorno ho deciso di voler andare a provare questo sport che poi mi ha portato ad essere qui. Tramite la mia insegnante di educazione fisica, quando ero alle medie, che si chiama Bruna Difonso, e lei conosce la mia attuale allenatrice. E dopo due prove a scuola ho deciso di provare, di andare sul campo a provare, e da quel momento è nato l'amore per il basket. La paura cioè, ti fa rendere peggio, quindi bisogna entrare in campo tranquilli e fare proprio meglio. Prima di una partita sono molto in ansia e quando dobbiamo fare il riscaldamento, è molto probabile che sbaglio molti canestri, che non sono molto concentrato al riscaldamento, però magari in partita sono più concentrato e più determinato. Soprattutto se so che ci sono persone che conosco che sono presenti, però in generale sono molto teso lo stesso e la sento molto la partita. Quest'anno ho la maturità, quindi studio, faccio il liceo e me la voglio togliere la maturità per pensare solo allo sport e solo al basket. Studio, vado, faccio la terza superiore e poi nient'altro. Studio, sono in quarta liceo e spero di finire per poter dedicare più tempo al basket, ma non solo. Forse noi stessi. Colui che riesce a mettermi molta pressione, però non per vantarmi, è un po' difficile mettermi molta pressione perché sono molto determinato su quello che faccio e quindi voglio sempre arrivare al punto. Tutti possono mettere in difficoltà,
e non bisogna mai affrontare una gara sottovalutando la squadra o se si conoscono i singoli giocatori. Più che nel gestirmi con la palla, magari nella velocità, nello spingere avanti e indietro, cosa che ancora sento, diciamo. Però è stato sicuramente, se devo ripensare a quel primo allenamento, penso tanta felicità. Montare in una carrozzina da basket e avere la coordinazione di spingere la carrozzina e ricevere un passaggio o di provare a tirare era molto complicato, infatti non arrivavo neanche a toccare la retina quando tiravo, quindi tutto lo staff si è messo a disposizione per me, per insegnarmi le cose base del basket. E io con la carrozzina ci vivo da quando avevo 2 anni più o meno, quindi non è stato un problema muoversi con la carrozzina, ma più che altro avere la palla in mano e muoversi palleggiando e anche passando la palla. Oltre che ha preparato tecnicamente, tatticamente, deve essere un grande psicologo, cioè deve sapere come gestire i suoi giocatori. Deve essere anche molto bravo a motivare la squadra, a motivare anche me, che faccio parte della squadra appunto, e deve cercare di tranquillizzarmi quando sono agitato. Insegnare senza aggredire. Deve capire la persona che ha di fronte e deve essere un buon motivatore. È un grande onore. Tutti i giocatori di qualsiasi sport puntano a vestire la maglia proprio nazionale perché penso che sia lo scalino più alto a cui un giocatore può ambire. Ho raggiunto uno dei traguardi che mi ero preposto per quando ho iniziato a giocare a basket, quindi essere arrivato qui vuol dire una grande cosa per me. È un onore, perché penso che a casa ci sono molte altre persone che vorrebbero vestirla, ma purtroppo non sono qui. E spero di portarla al meglio. È fondamentale sia per le squadre veramente forti, soprattutto per le squadre di medio basso livello, perché dove manca la capacità tattica e tecnica deve sopperire il teamwork, il lavoro di squadra. È la cosa più importante che ci deve essere per l'appunto in una squadra, perché è una cosa che aiuta tutta la squadra. Lo spirito di squadra è la cosa fondamentale. Un bravo giocatore. E spero di riuscire ad arrivare nella nazionale maggiore, che è un altro traguardo che mi sono preposto, e quindi ad essere a un livello più alto di quello che sono adesso, anche se sono già molto contento adesso. Spero di continuare a giocare, magari raggiungendo la Serie A, non si sa mai. E credo di rimanere sempre lo stesso.